Buonasera a tutti da Norwegian Cruise Line, da Francesco Paradisi. Oggi vi parliamo brevemente delle novità 2018-2019. In particolare la Norwegian Bliss, nuova nave che arriverà ad aprile, quindi proprio fresca di cantiere, ancora in costruzione, tante indiscrezioni tra la nave con la prima pista di go-kart per una nave internazionale dal punto di vista della flotta Norwegian Cruise Line, quindi tante novità. A livello di itinerari, la nave ovviamente sarà regina dell'Alaska in quanto pensata, costruita per ottimizzare la navigazione in Alaska. Poi, finita la stagione a settembre, chiaramente nei mari più freddi dell'Alaska, andrà a fare la Riviera Messicana, partenza da Los Angeles, itinerario bellissimo, da sogno, Puerto Vallarta, Capo San Lucas. Poi, finita la stagione a Los Angeles, farà il Canale di Panama e prenderà come secondo home port Miami, dove farà tutta la stagione invernale per il sole dei Caraibi. Quindi queste sono, diciamo, le novità principali del prodotto Norwegian Cruise Line, in attesa ovviamente ancora della prossima nave 2019, che sarà Norwegian Anchor, che partirà sempre da Miami. Quindi sempre più prodotto esotico, sempre più prodotto particolare. Ricordatevi la formula Premium All Inclusive, che da questa settimana include anche il wifi. Quindi proponete il prodotto quando il cliente è a bordo, deve solo godersi la vacanza. Ciao a tutti e grazie ancora a tutto il supporto che ci date sempre.